una grande manifestazione di popolo. Qui c'è un segmento importante della società italiana che vuole far emergere la verità su un trattato. No al CETA perché è un accordo internazionale che per la prima volta di fatto legalizza la pirateria alimentare. 250 denominazioni d'origine non protette e le 41 protette in realtà sono protette a metà, perché dovranno convivere con imitazioni che hanno quel nome in Canada senza avere nessun legame con la nostra tradizione. Continuerà la coesistenza del parmesan col parmigiano reggiano vero, del prosciutto di Parma di San Daniele vero con i marchi commerciali canadesi. Non parliamo solo dell'agricoltura. Stiamo parlando degli allevamenti, di come si fa il cibo, ma stiamo parlando della salute dei cittadini e delle cittadine, di quale prospettiva di qualità della vita. Quando parliamo di un dominio delle multinazionali che possono decidere anche di non sottostare alla giustizia ordinaria dei paesi, ma di avere un altro loro tribunale, parliamo dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. I sostenitori del CETA dicono due cose: uno, se non lo facciamo noi, come dire, di provare a regolare il mercato con gli accordi commerciali, lo faranno le grandi potenze, la Cina prima di tutto, noi subiremo comunque i risultati senza essere protagonisti del processo. E la seconda obiezione è: l'Italia è un grande paese anche di esportazione, non si può tirare indietro gli accordi commerciali, perché non vi convincono? Noi non siamo mai stati contrari agli accordi internazionali come modo per regolare la globalizzazione, ma noi dobbiamo dire basta a questa modalità, a questo modello di accordi internazionali, dove non c'è equivalenza delle regole, dove non ci sono sistemi di controlli che tutelano i nostri consumatori, i nostri agricoltori, basta ad accordi internazionali dove l'agricoltura è merce di scambio rispetto agli altri settori, dove non si impone il livello qualitativo e di sicurezza alimentare che l'Europa ha. Un paese come il Canada utilizza quasi 100 principi attivi, prodotti chimici da noi banditi da decenni. Nel CETA non c'è nessun riferimento al principio di precauzione, che è la garanzia della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente. È insopportabile che lì dentro si stia decidendo una cosa non avendo letto che cosa si sta firmando e non comprendendo le conseguenze. È importante far capire che non è solo a rischio l'agricoltura italiana, è a rischio la qualità del territorio, è a rischio quello che noi possiamo garantire e che la politica spesso non comprende e non sa rappresentare. Uno studio indipendente di un'università importante del Canada ci dice che l'Europa perderà posti di lavoro, in particolare in Italia e in Francia si arriverà a una perdita stimata di 230.000 posti di lavoro. Lo stesso ICE, istituto del Ministero dello Sviluppo Economico, ci dice che gli effetti positivi per l'Italia non sono misurabili. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Io penso che il Paese meriti più rispetto e più riconoscimento e che possa giustamente pretendere che il Parlamento ci ragioni, approfondisca e si domandi cosa sta succedendo negli altri parlamenti dell'Europa. Si dica no a questo trattato e si determinino le condizioni per riaprire delle discussioni su una base profondamente diversa da quella che abbiamo visto, per provare invece ad avere una politica che difende i beni comuni, che difende l'agricoltura, che difende il Made in Italy e soprattutto difende il lavoro e i diritti dei cittadini.